La questione immigrati tiene banco in questi giorni, in cui si aspetta comunque, è in atto e in corso, e nello stesso tempo si aspetta un grosso esodo dal Nord Africa verso le coste italiane e le coste europee. Il problema è abbastanza serio, anche complicato, al di là delle polemiche e dalle strumentalizzazioni del caso, complicato da risolvere, però naturalmente sono messi in gioco diversi punti di vista strumentali, esigenze diverse che portano in un certo senso la polemica politica italiana sul piccolo cabotaggio delle elezioni elettorali, magari del ballottaggio, e non si arriva mai a discutere realmente, al di là degli slogan, del noccio della questione, delle difficoltà che ci sono anche rispetto alla posizione europea, che ancora una volta, come in altre circostanze, dimostra di essere tutt'altro che unita, diciamo dell'Unione Europea. Geppi, un problema effettivamente serio che l'Italia si trova ad affrontare e sembra per certi aspetti abbastanza sola. Allora, guarda, tu mi proponi una riflessione su un tema che evidentemente è di attualità, ma che ha avuto una gestazione lunga, e sulla quale in qualche misura si sono venute a consolidare tutti i vizi dell'Europa, dell'Italia e del contesto anche degli equilibri politici internazionali. Vediamo di leggere questa vicenda almeno su tre piani. Il primo piano è quello che potremmo chiamare direttamente legato all'Italia. Evidentemente in questi ultimi giorni, ma diciamo anche nel corso dell'ultimo anno, è emerso in modo clamoroso che un problema straordinario, drammaticamente straordinario, era stato affrontato in modo, tra virgolette, ordinario. Evidentemente però questa è soltanto una ricostruzione semantica, perché sul piano sostanziale l'Italia lavora sistematicamente, le classi dirigenti lavorano sistematicamente sul piano emergenziale. Qui si può aprire una piccola parentesi e per esempio evidenziare come la stessa presenza dei profughi nel tempo nelle strutture di accoglienza o presunte tali, diciamo, anche questa, hanno creato le condizioni per cui il loro trattenimento comportava dei ritorni economici, e quindi in qualche misura è stato quasi solleticato lo spirito tutto italiano partitocratico di vedere come lucrare sull'emergenza profughi, sulla quale consolidare strutture di assistenza, di associazionismo, che in qualche misura vivono di contributi statali, con naturalmente la sempre più evidente capacità organizzante della struttura malavitosa di fornire la diciamo sistemazione organizzativa del controllo di questi flussi. Secondo aspetto che mi pare sia altrettanto rilevante è che è mancato completamente una percezione di quello che erano i fenomeni, pur essendo ben evidente che la vicenda libica, l'anarchia che c'è in Libia, le vicende che riguardano la Siria, le vicende che riguardano tutto il Nord Africa, rendono assolutamente chiaro che l'Italia diventava il luogo dove appunto veniva a scaricarsi il dramma degli immigrati, nel quale diventa anche difficile la ripartizione tra la legittima urgente domanda dei profughi che vengono perseguitati nei loro paesi da quello che può essere una immigrazione, chiamiamola così, economica, la quale è un'immigrazione di persone che vanno alla ricerca di uno sbocco di lavoro oppure di sopravvivenza in termini di fame. E qui il capitolo fame poi meriterà una puntualizzazione nella fase successiva del ragionamento che intendo fare. Sul piano specifico c'è da dire che questa incapacità a cogliere il fenomeno lo si è avvertito anche quando, per esempio, la sempre più evidente percezione che il contesto dell'immigrazione del Nord Africa non poteva riguardare soltanto i paesi che erano più esposti perché erano di frontiera. E qui però si rende utile un'ulteriore parentesi. È abbastanza noto che questi fenomeni di emigrazione stanno avvenendo in misura massiccia anche in altre aree del mondo. Penso al mondo asiatico, penso alla Thailandia o ad altre realtà dove
centinaia di migliaia di profughi che provengono da aree diciamo in difficoltà sono in pressione. Penso per esempio alla sempre tradizionale forma di pressione che viene dal Messico, penso a tutte le altre aree dove questo meccanismo si viene a configurare. Ed evidentemente si tratta di un fenomeno che assume dimensioni sempre più gravi in parallelo con un altro fenomeno, e non è demagogico tirarlo fuori, di una condizione strutturale del mondo che vede il 20% delle persone nutrirsi con l'80% delle risorse e il 20% delle risorse date all'80% del mondo, residuali. Adesso le cose sono un po' cambiate, sì, nel senso che diciamo il 20%, infatti paghiamo anche le conseguenze della crisi economica dovute anche a questo, quel famoso 20-80. Si è trasformato, certo. Si sta comunque trasformando e si crea. Però resta evidente che questa fenomenologia ha accompagnato il tempo. Poi verremo a dire un attimo. Vi è poi un altro aspetto che drammaticamente sta emergendo ed è un qualcosa sul quale io credo sia necessario e urgente riflettere. La vicenda immigrazione, la vicenda emigrazione sta mettendo in evidenza una tragedia tutta europea, cioè sta rivelando che l'Europa non c'è. E sta rivelando diciamo anche evidenti rapporti sottesi nel conflitto nord-sud, che pure fu un tema che per esempio negli anni 80 io come segretario del Partito Radicale mi trovai ad affrontare in scia non solo con la battaglia contro lo semino per fame nel mondo, di cui poi verremo a dire qualcosa, ma anche sui grandi approcci che furono dati col rapporto Carter, col rapporto Brandt, dove appunto veniva analizzato lo schema in cui si andava configurando la situazione. Ma quello che più appare paradossale è che l'Europa risponde chiudendosi nei propri dati nazionalistici e quindi finalmente si configura in termini tragici e negativi la presa d'atto che l'Europa non esiste. E lo diciamo da federalisti convinti, e perché questa chiusura nazionalistica, che non presuppone soltanto il fatto che i paesi più ricchi hanno preoccupazione e pensano di chiudersi a riccio nelle loro realtà, mentre casomai i paesi più esposti, in questo caso la Grecia o l'Italia, che sicuramente non è tra i più poveri in questo momento, ma che sicuramente ha un'esposizione di coste più evidenti, sono esposti in misura maggiore. L'analisi sul flusso porta anche alla evidente frantumazione anche dell'identità nazionale italiana, perché il rapporto nord-sud sta assumendo una configurazione i cui riflessi sono assolutamente ignoti in questo momento, perché evidentemente una lunga reiterata forma di sollecitazione a chiusure egoistiche, che però non possono essere, come dire, affrontate con la mera rappresentazione del solidarismo e della solidarietà che lascia il tempo che trova. Significa governo politico delle situazioni, e qui il governo politico è assolutamente mancato, spiace doverlo dire, non per una conclamata incapacità del ministro dell'interno, che obiettivamente credo abbia dato prova, direi stupefacente, di inadeguatezza su qualunque fronte è stato trattato, che riguardi l'ordine pubblico, i problemi dell'immigrazione, i problemi della gestione del territorio in quanto tale. Ma perché, e qui non è una valutazione critica necessariamente malevola, la stessa Italia che ha per 6 mesi la presidenza del Consiglio d'Europa, dell'Europa, è evidente che è mancata nella sua azione di scrivere questo tema, o comunque di farlo esplodere in termini di contraddizione, perché un'Italia che ha in quel momento il governo della situazione punta su quello per rendere esplicito questo aspetto e far emergere anche le contraddizioni altrui, e cioè far venire fuori che la Francia non si può andare da Hollande, non si può andare dalla Merkel, non si può andare a costruire l'asse socialista europeo e poi trovarsi di fronte ai paradossi che sono quelli francesi di queste ore, dove appunto non solo vengono ripescati coloro che sono già arrivati a Parigi o in altre realtà, ma vengono riportati di nuovo al confine italiano, come se l'Italia fosse una cosa raietta, come se non ci fosse l'Europa, cioè a ribadire questo al confine francese a noi dell'Italia non ce ne fotte niente, e così come può accadere o potrebbe accadere con le regioni nelle quali ognuno ritiene di essere il deus ex machina della propria regione, dimenticando, può essere pure che questo sia una realtà storica, ma è indubbio che un presidente regionale non può ritenere di andare contro lo Stato nazionale. Lo Stato nazionale non c'è, mi ricordo una canzone di Stefano Rosso, la guerra allo Stato, ma che guerra se lo Stato qui non c'è? Era una nota canzoncina degli anni, metà anni 70, con la quale appunto si evidenziava questa assenza
della struttura istituzionale Stato. Il mondo sembra che si sia un po' incattivito da questo punto di vista, no? Questo egoismo che sottolineavi tu, in un certo senso, comunque anche della Francia o di altri paesi che respingono al mittente, tra virgolette, gli immigrati e l'esodo. Questo naturalmente fa il paio anche con le altre cose. È una conseguenza un po' probabilmente dell'era che viviamo adesso. Secondo te una situazione di blocco come questa, anche nell'incapacità, come si dice, nell'inadeguatezza del governo italiano a governare la cosa, o comunque a far diventare il problema, a mettere al centro del dibattito questo problema in Europa, quale potrebbe essere la mossa? Perché ho la sensazione, non è che voglia tanto difendere il governo Renzi, però è chiaro che è una situazione complicata, perché che poi si intreccia anche con altre situazioni in cui l'Europa è in difficoltà e ognuno viaggia per i cavoli propri e pensa al proprio piccolo orticello. Quindi si ha l'impressione che si va di cinismo in cinismo. Alla fine bisogna essere cinici anche noi a questo punto, cioè alla fine, e poi alla fine vince il Salvini di turno, che dice rimandiamoli via, buttiamoli in mare o quello che sia, insomma. Ma il dibattito è impantanato in una situazione che presenta aspetti paradossali. Evidentemente nel momento in cui mettiamo a fuoco le responsabilità italiane, le mettiamo a fuoco in relazione anche agli atti con cui il nostro Presidente del Consiglio ha voluto far credere di essere in condizione di poter dettare, sia pure in modo parziale, l'agenda europea, e anche con la determinazione a volere il commissario europeo per gli esteri, senza che questo poi sortisca nessun effetto specifico. Non sto qui a raccontare come e perché, se si tratta dell'Ucraina o si tratta di qualunque altro tipo di vicenda, si presenta sempre la Merkel accodata a questo Hollande che le sgaiattola dietro, e per il resto sembra quasi una specie di ratifica, dire guardate, qui è inutile che parlate d'Europa, qui ci siamo noi, anzi non siamo neanche ben equilibrati, però questo è il contesto in cui si muove la situazione. Come si può affrontare la questione in un contesto come quello europeo? Ma innanzitutto cercando, non attraverso anche la polemica circa la legittimazione. 5 Stelle per esempio galoppa su questo tema, secondo il quale noi non siamo in grado di buttare i pugni sul tavolo, per usare una metafora, in Europa, perché non abbiamo, tra virgolette, costruito una credibilità tale da imporre la situazione. Qui la dimensione dell'evento, la dimensione degli eventi rende esplicito che manca completamente non soltanto la responsabilità istituzionale, ma manca e accanto una la questione morale, la questione diciamo anche di civiltà, alla quale noi vorremmo essere riportati, perché ci sentiamo titolari di questa civiltà giuridica, di questa civiltà istituzionale, dello Stato di diritto, tutte fandonie rispetto a quello che poi effettivamente l'Europa fa. Non dimentichiamo che l'Europa è anche quella di Srebrenica, dove si sono stati realizzati dentro casa massacri senza che l'Europa stessa rispondesse adeguatamente. Ma quello che mi sembra rilevante è che l'Europa ha delle responsabilità anche rispetto alla sua funzione nascente. Quando l'Europa e i 6 si riuniscono nel Trattato di Roma, in quel momento diventa prioritario nell'agenda l'aspetto della solidarietà. Ora ci saranno pure problemi comprensibilissimi, le preoccupazioni più presenti in Francia col fronte nazionale o altre situazioni di rigurgito, che però abbiamo visto nel sede europea poi hanno lasciato un significato molto relativo, perché tutti i gruppi di cosiddetto antieuropeismo non hanno avuto grandi effetti, e che di fatto in questo momento mancano leader europei, cioè mancano le personalità quali potevano essere Adenauer o il nostro De Gasperi o altre entità significative di quel tempo, nel quale la politica si faceva carico di guardare più in profondità i contesti in cui si muoveva la situazione e nel quale innestare anche un rapporto di ricomposizione della distribuzione del mondo delle risorse in quanto tali, una realtà che quindi è accompagnata da una però evidente sostegno di un sistema informativo che è il più deformante che ci possa mai essere. Riferiamoci un attimo allo specifico italiano. Il sistema informativo italiano è stato premiato in quello che può essere ritenuto una vera e propria forma di premio Nobel della disinformazione,
dal sondaggio di ricerche della Ipsos Global Advisor, nel quale si è dimostrato che tra i paesi, diciamo, di democrazia tra virgolette occidentale, il distacco tra la verità delle cose e la percezione dell'opinione pubblica è il più avanzato che esiste al mondo. Cioè l'Italia è oggi il paese nel quale il cittadino italiano pensa di ragionare di cose che non conosce, cioè l'overdose di l'obesità di informazione è stato lentamente allontanato dalla sistemazione di dati di conoscenza in quanto tale. È una battaglia che i radicali fanno da anni, ma che in questo caso disegna perfettamente il contesto delle situazioni in quanto tale. Ho fatto per esempio prima il riferimento anche alle altre realtà del mondo, ho citato le vicende asiatiche, le vicende americane, sudamericane, eccetera. Ebbene, queste realtà però evidentemente sono realtà non note, non vengono configurate. Uno degli argomenti che vengono per esempio citati da Francia, da fondamentalmente dalla Germania, è che l'immissione di immigrati è una immissione che in qualche misura vede Germania, Francia aver assorbito nel tempo un numero di immigrazioni vastissime. Anche se poi quella immigrazione era selezionata dagli interessi economici, dagli interessi di immigrazione, che l'abbiamo chiamata prima economica, perché configurava delle esigenze reali all'interno del contesto che era appunto quello delle attività produttive di quei paesi. È evidente che qui siamo di fronte a un fenomeno diverso. Siamo di fronte alla crisi drammatica del Nord Africa, siamo di fronte alle scelleratezze. Non sarò che adesso a ripercorrere come siamo riusciti a creare il top dell'anarchia in Libia senza che l'Occidente se ne facesse carico. Ti farei un esempio se dovessi praticare il percorso della provocazione intellettuale. Ma la Francia, che ha distrutto la Libia per motivi di interesse petrolifero, adesso caccia le persone che vengono dalla Libia e arrivano lì. E dico, questo ti fa capire che noi non contiamo assolutamente niente anche nelle dialettiche europee. È chiaramente una provocazione che lascia il tempo che trova, però nessuno può negare che noi abbiamo favorito un'anarchia in Libia che è diventata il ricettacolo di tutte le pressioni e tutte le strumentalizzazioni che sono presenti. Oggi ricercare delle soluzioni di tipo tecnico è naturalmente necessario, ma non è sufficiente se non si apre la via al convincimento che siamo di fronte ad una situazione drammatica e che non siamo in grado di imporla al contesto europeo. Certo, è particolarmente odioso l'atteggiamento francese per 70-100 persone e lo schieramento delle guardie in quanto tale. Come si può reagire a situazioni di questo genere? Anzitutto pigliando coscienza che non contiamo niente e smettendolo quindi di andare in giro pensando di essere protagonisti di chissà quale grande prospettiva. Già questo livello di consapevolezza non è che corrisponde a una vendetta, corrisponde ad una fermezza nelle dialettiche con cui si vengono a configurare determinate cose. Da qui si aprono molti altri spiragli. Allora, se il discorso è umanitario ma è anche di solidarietà effettiva che deve essere sviluppata di fronte a un fenomeno drammatico i cui ritmi di accelerazione sono tali da non essere sistemati secondo dei criteri ordinari, è evidente che noi dobbiamo imporre una centralità urgente, dobbiamo noi farci sentire verso l'Europa per dire che questa situazione non può essere offerta. Si possono anche sviluppare, non dico dei ricatti, ma delle ripercussioni economiche. L'Italia, io adesso non sono in condizione di misurare in termini obiettivi questa situazione, ma l'Italia paga 13 miliardi di euro all'anno o al mese, al mese addirittura, all'Europa per tutto l'impianto, e a questo punto l'Italia piglierà una parte di quei soldi e gestirà questa emergenza, visto che l'Europa non intende rendersene conto. È chiaramente anche una via paradossale, ma la comparazione, la ricerca di un gioco di equilibri e va fatta avendo la pienezza della propria consapevolezza. Non è particolarmente bello però che il Presidente del Consiglio va alla direzione del suo partito, il Presidente del Consiglio va a Expo, dove si parla dei problemi della fame, e fa finta che questo tema non esiste, così come fa finta che non esiste il tema delle ripercussioni della vicenda di Mafia Capitale nel contesto. Cioè non è eludendo il problema che si risolve il problema stesso. Diciamo che allo stadio attuale della situazione la via prioritaria secondo me è la presa di coscienza politica, e questa coscienza politica tuttora manca nel modo più assoluto, né si riesce ad elaborare nel contesto anche europeo quelli che sono i varchi
entro cui il disegno può essere portato avanti, però io intravedo l'esigenza che debba essere vissuta con pienezza di consapevolezza politica da parte del Presidente del Consiglio a elaborare tutte le strategie anche di una pressione dialettica, ma di una pressione operativa all'interno del contesto europeo, nel quale ribadire che in questo caso l'Europa, come le regioni, come si va a dire alle regioni italiane che loro hanno le autonomie che la Costituzione gli detta, ma non possono mettersi contro lo Stato centrale, perché questo significa eversione, così vale per l'Europa, la quale compie un atto eversivo, al di là delle debolezze italiane, delle inadeguatezze che abbiamo parlato, perché l'Europa nasce con il Trattato di Roma su una piattaforma che è quella prioritariamente di solidarietà, e quindi l'Europa non può sottrarsi a questo. E se vogliono giocare col fuoco, giocassero col fuoco. Naturalmente la premessa deve essere una tale, diciamo, pienezza di coscienza politica, che ahimè purtroppo è il vero limite che manca all'Italia, la capacità di influenzare su questo percorso la stessa Europa. Con questo chiudiamo l'appuntamento con Maledetta Politica, alla prossima settimana.